ritmi che non devono scomparire. Suoni che si tramandano da secoli. Voci che riecheggiano nel borgo. Felice e Conflenti è un progetto che nasce nel 2014 da un gruppo di amici, ricercatori e appassionati di musica e tradizionale. Conflenti, un groviglio di case abbandonate che rivive grazie alla musica. Ragazzi, adulti e anziani, tutti insieme ad insegnare e ad imparare suoni e passi che riemergono da tradizioni quasi perdute. Allora, quando decido di andare da questo lato, succede che molto spesso gli anziani cominciano a battere le mani. Facciamolo. Questo carica e porta, ci fa ritornare spalle e spalle. E quindi faccio questa cosa. E noi abbiamo fatto una lunga ricerca che non si è ancora conclusa in tutta l'area del Reventino Savuto e ci siamo accorti durante questo viaggio che in questa zona la musica, il canto e la danza avevano delle particolari differenze rispetto alla classica tarantella e alle classiche suonate che avevamo precedentemente ascoltato in altre zone della Calabria. Quindi questa cosa ci ha fatto riflettere sul fatto che la musica è come il dialetto. Ogni zona, ma basta spostarsi veramente di pochi chilometri e trovi delle peculiarità e delle cose che la rendono veramente, veramente bella. Provo
prova sulla zampogna. Una cosa, non correre, la devi fare piano. Ha fatto Garofalo da mu da mu. Sì, è ripetuto. Ah, boh. Invece di mettergli un bella, un oi, ripeti, blocchi la parola e poi la riprendi successivamente subito. Senza tempo, tra gli stretti vicoli dove gli intonaci cadono a pezzi, si sentono suonare organetti e zampogne che erano stati riposti da tempo. Quando la luce cala, arriva il fresco profumo dei boschi che circondano il borgo e l'atmosfera si scalda al ritmo di canti e danze della tradizione. A
attraverso questo progetto Felici e Conflenti cerchiamo di avvicinare le nuove generazioni a quella che può essere il mondo popolare e quindi condividere tutto quello che abbiamo, diciamo, ricercato. Ma la grande forza sono i protagonisti della tradizione, che sono sempre, diciamo, presenti in mezzo a noi e sono i nostri, diciamo, maestri, e loro, tra le tante cose che ci hanno insegnato, la cosa per me più importante è che si suona, mentre oggi siamo abituati a vedere la musica riproposta su un palco, per noi oggi il palco è tutto, invece per loro la cosa fondamentale è la funzione sociale che ha in quel momento la danza o in quel momento un canto. Cioè, un suonatore è tradizionale, se non ha davanti una bella donna non canterà mai un canto d'amore. Non è quindi una cosa preparata da casa o studiata in sala prove. Ecco. Si addormenta come in un sogno che attende con ansia il divenir realtà. Ah!